Ciao ragazzi, eccoci qua con la seconda lezione di WineAcademyVino.com. Oggi vi porterò a scoprire un vitigno interessante, delle caratteristiche particolari e una grande impronta stilistica, il Vermentino. Faremo un tour Italia, andremo a toccare la Sardegna, la Toscana, la Liguria. Per l'Academy di oggi scelgo tre Vermentini. Partiamo col primo. Andiamo in Liguria, nella cantina storica Lune. Colli di Luni, Vermentino 2020, etichetta grigia, siamo in provincia della Spezia, su terreni ciottolosi ma ricchi di scheletro. Le caratteristiche di questo vitigno, in quest'area, vanno dalle note agrumate più o meno marcate a seconda delle annate, con tocchi selvatici e gusto fresco e salino. In modo particolare questo vino si presenta in giallo pagliarino luminoso, di grande densità, guardate come gira la massa spessa e omogenea. Naso pulito, teso, questi richiami di limone, di lime, queste sfumature di erba aromatica, un po' selvatica, una maggiorana, un timo, con questa chiusura di tocco iodato. Al gusto abbiamo questo up and down di freschezza e sale, in mezzo ritorna questa parte agrumata del limone, con questa chiusura salina e selvatica, un vino di persistente. Quindi ripeto, le caratteristiche del Vermentino Colli di Luni sono queste note agrumate con questo up and down di freschezza e sale e questi tocchi selvatici. 2020 è un'annata di densità e fresca. Ora vi porto con me in Toscana, esattamente nel cuore della Maremma, Campo Alfaro Vermentino 2019. 2019 è stata un'annata molto equilibrata dai profumi netti decisi. La Maremma è un posto magico, unico. Di fronte abbiamo un Vermentino bellissimo, guardate che colore, giallo pagliarino intenso, quasi oro, grandissima densità, grande spessore, una massa compatta e densa. Al naso questi richiami di capo, papaya, abbiamo questo tocco di pepe bianco, questa sfumatura nel finale di macchia mediterranea. Il Vermentino Maremmano riesce a legare densità con grande freschezza, in bocca è teso, verticale, richiamo di frutti esotici con questa vena acida che sorregge una buona sapidità, un gusto profondo e lungo. Vi ricordo quindi che i Vermentini Maremmani, il Vermentino Toscano e la Maremma sono densi, ricchi di impronta stilistica, con nota fresca in evidenza al palato, con frutti esotici e richiami di frutti di polpa gialla e vini molto profondi. Ed ora con un piccolo volo aereo vi porto con me in Sardegna, andiamo a scoprire l'azienda vinicola Piero Mancini, di questo è il suo Mancini primo, Vermentino di Gallura Superiore 2019. Siamo nel nord-est della Sardegna, da terreni granitici ricchi di potassio che vanno da vigneti dai 100 ai 500 metri di livello sul mare. L'impronta stilistica del Vermentino di Gallura a me piace molto perché unisce quello che è densità, spessore del vino, grandi profumi e grande carattere in bocca, con freschezza e serenità allo stesso tempo. In modo particolare il Mancini primo, ricchissimo, con un giallo oro luminoso, bello, denso, un bello spessore, una massa che si muove omogenea e compatta, ricco. Al naso è profondo, con questa bella tensione, questi richiami di frutti a polpa gialla, una susina, un capo, queste sfumature selvatiche e fresche, con tanto di eucalipto, mentre con questa chiusura di macchia mediterranea. Il gusto è pieno, in espansione, teso ed espansione, quindi arriva come una freccia e si espande al palato, lo riempie. Questo richiamo di capo, queste sfumature selvatiche di cappero e questo up and down tra fresco e salino che gli danno grande profondità e grande spessore. Il Vermentino di Gallura, il Vermentino Sardo, unisce quello che è densità, spessore del vino, profumi ben marcati, con un'impronta stilistica ben definita e unisce anche freschezza e salinità. Quindi ragazzi, ci sono Vermentini per tutti i tipi, impronte stilistiche ben definite e differenti da varie parti d'Italia. Non ci resta che berli ed abbinarli con qualche piatto e magari con qualche ricetta del Garbo. Ciao e alla prossima!